7 giorni TG. Come un anno fa il Foggia ha sbancato il San Filippo, questa volta è bastato un gol di Dall'Occo ad inizio ripresa per mandare in frantumi la striscia positiva di un buon Messina e regalare alla compagine allenata da De Zerbi tre punti fondamentali per rimanere agganciati alle posizioni che contano. Ai giallorossi viceversa non è servito nemmeno un generoso finale con un paio di nitide palle gol create per evitare, statistiche alla mano, una sconfitta da ritenersi immeritata. Grassadoni obbligato a varare un 11 d'emergenza, complici le pesanti assenze di Buco, Nigro Altobello ed Enrico Pepe, è stato costretto a dirottare Silvestri al centro della retroguardia al fianco di Stefani. Convincente comunque la prova del pacchetto arretrato contro IML e compagni, in mezzo Izzillo davanti alla difesa e la novità Bortoli con Damonte tra i migliori ed un Vincenzo Pepe ancora di intermittenza, reparto che non ha avuto vita facile opposta ai fini palleggiatori rossoneri. Il Messina, pericoloso nel primo tempo con il solito Corona che ha impegnato all'intervento Narciso, ha però avuto la pecca di lasciare troppo l'iniziativa agli ospiti, pur senza correre eccessivi patemi. Orlando, sfiancatosi nel lavoro in copertura, è l'emblema di una squadra a cui non si può imputare nulla sotto il profilo dell'impegno, ma che deve crescere dal punto di vista del gioco. La beffarda marcatura di Dall'Occo con il pallone che ha centrato il palo interno prima di terminare alle spalle di un sorpreso Giuliano ha inoltre consentito ai pugliesi di mettere il match in discesa. Con gli innesti di Bielanovic, Paez e Gaeta, il Messina ha davvero tentato il tutto per tutto nel finale ed è stato il croato che si è messo finalmente alle spalle il periodo nero a sfiorare il pareggio, prima con una pregevole rovesciata e poi con un colpo di testa a botta sicura sul quale è stato prodigioso il salvataggio di Narciso. Il sipario è quindi calato con la chance avuta sotto misura da Gaeta, ma per il Messina non era davvero giornata. Sabato la trasferta di Cosenza, ripartendo dalle note liete che, risultato a parte, ha espresso la gara con il Foggia, confidando magari nel recupero degli infortunati. 7 giorni TG. E la partita l'avete vista voi, io giudico quello che la mia squadra ha fatto e ha fatto molto bene, anche se al primo tempo ci siamo forse abbassati un po' troppo, ma vi posso assicurare che il Foggia è una squadra che ha grande qualità. Vedevo la formazione all'inizio, avevano 31 anni più di noi e non fanno minutaggio, è una squadra che è stata costruita per ben altri obiettivi, quindi dispiace aver preso gol nel secondo tempo, forse nel momento in cui loro erano calati e noi stavamo leggermente uscendo. Al secondo tempo le abbiamo provate tutte, ma non siamo riusciti ad arrivare a un pareggio che penso sia assolutamente, e forse c'era ancora da recriminare. Era poi forse un gol evitabile, più per la pressione mancata al momento del tiro o magari perché Giuliano poteva fare qualcosa in più? No, ma forse prima, insomma, abbiamo perso una palla un po' bruttina sull'esterno, una palla che doveva andare fuori, invece l'abbiamo portata all'interno. Sono errori di gioventù che fanno parte, come sempre dico, di un processo di crescita a cui dobbiamo abituarci. Era una palla che andava gestita in maniera diversa, poi insomma la dinamica del gol dovevamo e potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo visto però in corso d'opera un Bielanovic finalmente sulla giusta strada. Sì, sì, ma è un giocatore che abbiamo aspettato, che stiamo aspettando, è un giocatore per noi importante. Mi piace nominare anche Paez che è entrato e ha fatto bene, lo stesso Gaeta che ha avuto una buona occasione. Come dico sempre, io guardo il gruppo, non guardo il singolo. Spero di recuperare anche tutti quanti gli altri. Oggi avevamo giocatori importanti fuori, Pepe, Altobello, Nigro, Bucolo, però sono particolarmente contento per chi ha giocato e ha dimostrato che la crescita è stata importante. Dobbiamo solo continuare a lavorare. 7 giorni TG. No, chiaramente uno si aspetta sempre che il gol fatto non cambi l'assetto tattico, più che altro che cambi l'atteggiamento mentale, però se ci siamo abbassati bisogna anche dar merito agli avversari, perché hanno messo giocatori come Bielanovic e quindi hanno alzato i centimetri davanti e quindi automaticamente devi soffrire. In questo campionato non ci sono partite facili, soprattutto col Messina, perché il Messina è composto da giocatori forti. Comunque è una piazza importante, molto importante, tra le più importanti, tra le più prestigiose, e quello che mi piace invece è stato l'atteggiamento di tutta la partita nostra. Siamo venuti qua per cercare di imporre il gioco,
per cercare di schiacciare l'avversario nella propria metà campo. Ci siamo riusciti, abbiamo sofferto qualche cosa, qualche occasione potevamo prendere gol, ma fa parte del fatto che giochi contro una squadra forte. Se tu non concedi niente, probabilmente sei primo in classifica, staccato di 10 punti dalla seconda. Bielanovic, suo ex compagno di squadra al Cluj, come l'ha visto? Mi ha messo evidentemente in serie difficoltà nel finale. Bielanovic è un mio fratello, quindi speravo non entrasse, onestamente, quindi, però so che può cambiare le sorti di questa squadra per personalità, professionalità, per qualità. Quindi quando, fortunatamente ancora oggi non stava bene, quindi quando starà bene poi vedrete di che pasta è fatto. Sette giorni TG.